Che partita è stata, mister? Perché dopo il gol della Virtus avete avuto un grande palleggio, ma mai troppo incisivo. Alla fine diciamo che sicuramente dopo 30 secondi abbiamo avuto un'occasione con Vezzoni per sbloccare la partita. Poi sono usciti un po' loro e hanno avuto diciamo forse un paio di occasioni nel primo tempo, tra cui il gol. E poi penso che il secondo tempo c'è stata non voglio essere presuntuoso, ma una sola squadra in campo. Cioè, abbiamo costruito tanto, abbiamo cercato di raggiungere il pareggio. Purtroppo è un periodo che ci sta girando male. Bisogna lavorare testa bassa e pedalare. Purtroppo solo questa è la medicina giusta per uscire da qui. Press, una vittoria che ci voleva. Sì, una vittoria di sofferenza, di grande sofferenza, però assolutamente importante perché interrompe un digiuno di vittorie che dura ormai da diverso tempo e quindi ripartiamo da questa prestazione, da questa grande prestazione. Ringrazio il pubblico perché ci ha dato una grossa mano oggi, erano in tanti presenti e sicuramente c'è tutta la città che ci spinge verso l'obiettivo. Mister, intanto complimenti e congratulazioni per questa vittoria, 3 punti che ci volevano tantissimo e che sono soprattutto anche molto meritati anche dopo le 2 prestazioni di Benevento e Crotone. Sicuramente, ecco, magari il secondo tempo abbiamo scelto di soffrire tutti insieme. Quando si soffre, quello dicevo ai ragazzi, nelle ottime prestazioni e non riesce a raccogliere i 3 punti, magari in una prestazione dove hai fatto un grosso primo tempo oggi sotto il profilo del gioco, il secondo tempo hai dovuto soffrire e hai portato a casa i 3 punti. Ecco, in altre prestazioni forse più complete per quanto riguarda il gioco per tutta la gara e magari non hai portato a casa i 3 punti. E dicevo ai ragazzi, quando dico la prestazione fa la differenza, è il saper soffrire. Quando c'è il momento che la prestazione poi non esce più, bisogna saper soffrire. Ecco, e questo è un passaggio importante che oggi serviva ai ragazzi soprattutto.